Signore e signori, siamo qui ad assistere alle Olimpiadi invernali di Urbino. 3, 2, 1, via! Le Olimpiadi invernali di Urbino è stata un'idea di mia spontanea volontà, copiata da un evento che si è svolto in Puglia sempre tramite i social a Toritto. Ringrazio anche della partecipazione e della collaborazione perché ci hanno sostenuto, e ringrazio soprattutto tutti gli atleti che hanno partecipato sporadicamente, chi con tavolette del gabinetto, chi con salti, acrobazie, con tuffi dalle finestre dei collegi, hanno fatto veramente delle belle esibizioni. E verrà stilata poi alla fine dell'evento una classifica basata sulle regioni d'appartenenza, visto che a Urbino ci sono molti studenti universitari, e dopo verrà decretato un vincitore anche con miglior video in base ai like su Facebook. Saluto Simon, dai, ci vediamo a Montecchio. Che spettacolo! Non ci sono regole precise, le performance variano dalla più classica discesa per via Raffaello con teglie da forno fatta da molti atleti a dei semplici tuffi sui metri di neve, o anche a delle esibizioni un po' più particolari come si sono viste nei video recenti, come una partita di tennis o delle simulazioni di un'attività natatoria, ecco, tutte queste attività un po' particolari. Ci sono dei video che mi hanno colpito sia per quanto riguarda la realizzazione con il montaggio video e anche come esibizione in sé. Un video molto bello è stato quello di Pavel, un ragazzo studente qua universitario, tuffandosi dalla finestra dei collegi con una capriola e un'esclamazione finale con tanto di beat, quindi tutto nel corretto. Sì, in due giorni c'è stato questa grande nevicata continua, quindi sapevamo che comunque ci sarebbe stata anche il fondo per fare queste acrobazie. Adesso speriamo un po' nel meteo, che magari questa sera ancora ci sorriderà un po'. Noi speriamo ancora un po' di neve. Per quanto riguarda le Olimpiadi, sì, per quanto riguarda i disagi alla circolazione, forse non sono meno contenti, ecco. Però noi per il divertimento, ecco, questo il fattore neve non può mancare.